Penso che per ognuno di noi, per ogni essere umano, la memoria è il tesoro più prezioso che abbiamo, incluso il tormento che ci dà il ricordare, inclusa la cattiva memoria e quella terribile. La gente dovrebbe fare un esercizio, rispolverare la propria memoria ogni tanto, rivivere le cose del passato per capirle meglio. In order to understand it better. Era un vecchio alto e gobbo, brontolone e iracondo. La cifosi lo costringeva a tenere quasi sempre la testa allungata in avanti, quasi ad angolo retto, in una postura che conferiva al suo corpo la forma di una forca. My Jewish roots are manifested. Le mie origini ebraiche si manifestano soprattutto nella lingua. La lingua degli ebrei, la lingua della Bibbia, della creazione medioevale delle comunità ebraiche, è la lingua del popolo ebreo e per me scrivere nella mia lingua è la manifestazione di una tradizione creativa di questo popolo. Of Jewish creativity. È in primo luogo attraverso la scrittura e il lavoro letterario che do il mio contributo alla società. Questo è quello che posso dare e questo è quello che do. It's a story about an old deputy, a retired deputy, a member of the Knesset. Traggo l'ispirazione per scrivere ovunque. Posso essere seduto in un locale, a bere una tazza di caffè, ascolto le conversazioni di alcuni stranieri al tavolo accanto ed ecco l'idea per una storia. Nel pomeriggio, mentre stava seduto al tavolo del balcone con sua figlia Rahel, ogni tantino brandiva per aria la caraffa piena del tè bollente, sbraitando. Bell'affare hanno fatto tutti. Sono stato molto fortunato con i lettori italiani. Molte persone in Italia amano i miei libri. Evidentemente la traduttrice delle mie opere, Elena Leventhal, sta facendo un lavoro straordinario. Non posso leggere in italiano, ma tutti mi dicono che le traduzioni sono eccellenti e sono molto contento di come vengono recepiti i miei libri in Italia. Faceva apposta a storpiare i nomi degli attuali ministri e delle autorità politiche, o fingeva di non ricordarseli, proprio come il mondo si era dimenticato di lui. Una letteratura che forse più di altre non può prescindere dalla storia, quella israeliana. Nata col sorgere dello Stato ebraico alla metà del Novecento, l'indirizzo primario è stato netto. E dunque inizialmente c'è un filone, come dire, quasi ideologico, no? Cantare le gesta dei pionieri, degli eroi di Israele che fanno rinascere lo Stato di Israele. Però poi naturalmente con il tempo delle nuove necessità si affacciano e quindi nascono scrittori, quelli che poi saranno i vari Yoshua e Oz, ma anche scrittori meno conosciuti come Yoshua Kenaz, ad esempio, che in Israele è apprezzatissimo, non meno dei grandi conosciuti qua in Italia. C'è una necessità di riscoprire la parte intimistica della letteratura, i risvolti psicologici, ossia come dire, anche i lettori, come gli scrittori, avevano bisogno non più di leggere le grandi gesta eroiche di guerre, conflitti e di conquiste, ma di ritornare dentro la casa, dentro la storia della famiglia, dentro alle sensibilità e alle emozioni, anche alle problematiche del singolo individuo. È così fiorita una letteratura vitale, alimentata dalle forti tensioni che vive quella terra, tra arabi ed ebrei, indubbiamente, ma anche tra laicità e ortodossia religiosa.
E oltre ai nomi noti che spopolano nelle classifiche di vendita, anche qui da noi si stanno segnalando autori giovani di indubbio interesse. Lizzie Doron è la principale rappresentante del filone cosiddetto di seconda generazione, ossia dei figli dei sopravvissuti alla Shoah. E nei suoi libri sono tutti ambientati nello stesso quartiere di Tel Aviv, che era abitato a suo tempo da solo i sopravvissuti, che arrivati in Israele si ritrovavano e andavano a abitare in questo quartiere. Ecco, non si parla mai di Shoah, però tra le righe emerge fortissimo, in modo molto chiaro, cosa significa essere figlio di un sopravvissuto, ossia convivere con un genitore che non ha che ha passato la Shoah, ma soprattutto non ti ha mai raccontato niente di questa esperienza. Per quanto riguarda i giovani scrittori, dopo l'estate uscirà il primo libro, opera prima anche in Israele, di uno scrittore che si chiama Yaniv Itzkovich. Tra l'altro è stato il fondatore del movimento dei Refuseniks, ossia il movimento che per la prima volta in Israele si è rifiutato di combattere nei territori occupati. E il suo libro si chiamerà Batticuore, in Israele ha avuto un grandissimo successo, ha vinto il primo premio per opera prima del quotidiano Haaretz.